34 fotografie per raccontare la storia drammatica di Bosco Martese, luogo dove tanti giovani partigiani furono trucidati e che Teramo ricorda ancora con orrore, ma anche per immaginare il futuro. Le fotografie di Luciano Adriani, esposte all'Arca, lo spazio espositivo comunale per le arti contemporanee, fanno da cerniera al progetto culturale sposato dall'Associazione Artruvarte di Teramo, dall'Università degli Studi e dal Comune di Teramo, con la casa editrice Ricerche e Redazioni, che ricorda la battaglia di Bosco Martese attraverso ciò che resta di quei tempi. Curatrice della mostra, la giornalista culturale Anna Fusaro. L'Associazione Culturale Artruarte di Teramo voleva dedicare una mostra antologica al fotografo Luciano Adriani, che toccasse i vari temi della sua pittura. Poi, guardando queste bellissime fotografie dedicate a Bosco Martese, ci siamo resi conto che meritava una mostra a sé questa sezione. Così è nato il progetto di Bosco Martese, Testimoni del Tempo, che non è una rievocazione, è una evocazione simbolica che rende omaggio a una pagina storica fondativa per Teramo e non solo quindi della resistenza teramana ma anche della resistenza italiana, e lui ha reso testimoni di questo fatto importante gli antichi alberi del bosco e i giovani studenti di scienze della comunicazione che raccolgono idealmente questo testimone e ci interrogano con i loro sguardi sui valori della memoria e della libertà. Non poteva non esserci il patrocinio del Comune, una fattiva collaborazione da parte dell'ente nel ricordare quella che fu la prima battaglia in campo aperto e che scrisse la storia della liberazione e della resistenza italiana. Un dovere civico prima che istituzionale, quello per cui l'amministrazione è al fianco di Luciano Adriani, di Ricerche e Redazioni e dell'Associazione Artruvarte, che ci hanno dato la possibilità di condividere questo percorso e questo progetto che mette insieme delle giovani generazioni e il ricordo storico di quello che è stato uno degli episodi cardine della nascita della nostra Repubblica. Luciano Adriani nasce fotoreporter al termine di una delle tante celebrazioni in memoria della battaglia di Bosco Martese. In una ridiscesa in solitaria dal ceppo, guarda gli alberi con gli occhi di chi cerca una storia da raccontare e la immortala attraverso i suoi scatti. Questo lavoro, questo progetto in collaborazione con l'associazione Artruarte, con i ragazzi dell'Università di Teramo, alla fine è diventata, diciamo, una carezza per questo territorio. Spero almeno di aver dato questa carezza.